Buongiorno, eccoci con un nuovo video tutorial settimanale. Oggi voglio realizzare una sorta di cestino pasquale e utilizzerò questa fustella nuova di Marianne Design con questo bel coniglietto e voglio usare anche questo embossing folder. Vediamo un po', insomma, tutte queste qua è una novità. Allora, per prima cosa voglio tagliarmi un rettangolo da 12 cm per 20, 24 centimetri. Vado poi a cordonare a 1 cm sul lato lungo. Ora, per prima cosa, voglio andare a crearmi qui sopra un bordo che riproduce il prato. Per questo vado a prendermi questo set di fustelline e coniglietti che non è nuovo, è della release dell'anno scorso, della coppia creativa. Però mi interessa questo punto, questo bordino qua che mi fa l'erbetta. Lo vado a mettere nella parte alta del cartoncino, quella non cordonata per intenderci, così, e magari me lo fermo con un pochino di washi, giusto perché non si muova. E ora procedo, quindi sposto la fustella così e vado avanti col mio bordo. Vado ora a fustellare un cerchio, questo è della coppia creativa da circa 7 cm, 7,2 cm, e mi creo quindi un cerchio che sarà la base della nostra scatolina. Utilizzo ora il nuovo embossing folder. Qui e vado a tagliarmi un quadrato della dimensione di questo, poi andrò a scegliermi magari la porzione che mi interessa. Per ora mi vado a tagliare il 15x15 in modo da crearmi l'imbossatura. Uso sempre il bianco. Vado quindi a imbossare, quindi nel caso appunto della Bichot che ho io, che è fatta a libro, devo aprire il piano.
inserisco la carta nell'embossing folder. Ok, va un po' provato, nel senso che spesso gli embossing folder sono sempre un po', diciamo, diversi come spessore, per cui vanno fatte sempre un po' delle prove. Allora, a me non passa, quindi provo a aprire anche il piano dell'embossing folder, quindi tenere soltanto il piano, quello diciamo grigio, e proviamo così. Quindi proviamo a chiudere anche questo piano, ma non mettere il piano in acrilico. Ok, va. Guardate che bellino. Un bellissimo effetto. Ok, adesso quello che vado a fare qui, mi vado a riprendere quindi la base che ho fatto prima per la scatolina, dove ho fatto questa cordonatura, mi devo andare a tagliare tanti piccoli triangolini così. Quindi devo andare fino a dove c'è la cordonatura e su tutta la lunghezza crearmi tanti triangolini così. Adesso con la secca d'osso per prima cosa vado un po' a, diciamo, invitare il mio cartoncino a piegarsi, a creare una curva, perché appunto voglio fare una sorta di cestino tondo, quindi si deve un po' incurvare la carta perché deve appunto prendere una forma tonda. Ok. Ora vado a riprendermi il cerchio, vado a piegare tutte queste linguettine che mi sono andata a fare. Bene piatto qua, deve essere bello piatto. Devo mettere la colla sull'interno dei triangolini. E adesso questo lo andiamo a arrotolare intorno alla base, schiacciando bene. Non è proprio facilissimo, nel senso che scappano per tutte le parti, è normale. Ok, qui un po' si sovrapporrà, ma ci pensiamo dopo. Per ora teniamo la forma, schiacciamo un po'. Adesso andiamo a mettere un po' di colla qui sul bordo per andare a chiudere. Rimettiamo un po' di colla su questi triangolini che se ne stanno un po' andando. Mi preparo delle mollettine.
Ora rifustelliamo un'altra volta il cerchio. Quindi un secondo cerchio della stessa dimensione, così andiamo a chiudere la parte bassa, diciamo sotto. Ok. E questo lo andiamo a incollare qua sotto. Quindi mettiamo bene la colla soprattutto sul bordo. E andiamo a chiudere la base. Ok, dunque la base è fatta, la scatoletta è fatta. Facciamo 7,5 per 7,5. Mi sono fatta dei rettangoli quadratini. Adesso voglio andare a fare un po' di prove, me li coloro con gli oxide. Ok, iniziamo con il solti tuffi. Vado proprio a passare delicatamente in modo che risalti il rilievo. Molto bellino. Proviamo l'Evergreen Boat. Qui proviamo con il color lavanda. Ok. E per ultimo volevo provare questo verde, quindi un verde un pochino più brillante. Sceglieremo poi quello che ci piace di più come sfondo per la nostra scatolina. Ok, ora dal set di fustelle della Marianne Design del coniglietto sono andata a fustellarmi il corpicino grande, quello piccolo e i due musetti in un colore più chiaro e poi la codina invece in un colore più scuro. Quello che faccio, ci sarebbe dentro la fustella anche la fustella che fa gli occhiolini e il nasino. Io mi vado a prendere invece una penna a punta molto sottile, e vado a farmi l'occhiolino della mamma e il nasino. Così. Vado a prendermi ora il Distress, un marrone e un rosa, e
e vado con un tamponcino da dito a crearmi un pochino di bordo. Carico un po' il colore, non deve essere troppo troppo carico. Eventualmente sono sempre in tempo ad aggiungere un po' di colore. Voglio giusto dare un po' di tridimensionalità al mio personaggino, sporcando un pochino il bordo, magari un pochino le orecchie col marrone, mentre col rosa vado a fare le guanciotte. Mi raccomando, usate un tamponcino apposta per il marrone, uno per il rosa. Ok, adesso vado a fustellarmi invece il Buona Pasqua. Allora, ho già fustellato l'ombra in bianco, col bianco, e anche col cartone vegetale da 1 mm per dare un po' di spessore. All'interno della fustella del set c'è appunto questa fustella qua che mi crea lo sfondo, l'ombra. C'è poi la fustella ovviamente della scritta Buona Pasqua, che ve la vado a fare in rosa, però prima di andare a fustellare mi prendo un foglio, il foglio di biadesivo, questo qua è il foglio di biadesivo di Mora Scrap, vado a tagliarmi il pezzo, un pezzo di biadesivo che vado a appiccicare dietro al cartoncino che vado a fustellare. Lo metto proprio sul retro, quindi spellicolo. Lo vado a piazzare dietro. Se eccede un po', magari tagliamo per evitare di, diciamo, appiccicare poi il piano della Big Shot, e poi vado a fustellare, vado a passare nella Big Shot un paio di volte, quindi vado avanti e indietro un paio di volte per fustellare per bene. Adesso la comodità è che io vado a togliere la pellicola dietro del biadesivo e mi basta appiccicare così senza dovermi disperare, diciamo, mettere la colla in parti magari un po' piccole. Ok. Ok, ed è fatta. Questa ora la vado a incollare qui sopra in modo da dare un po' di spessore. Prima però andiamo ad assemblare il nostro cestino. Allora, innanzitutto lo voglio andare a chiudere in questo modo, in realtà. Quindi vado a schiacciarlo un pochino sulla parte alta e vado a fare due fori. Una bucatrice, uno e due. Ok, qui
decido quale utilizzare, penso che userò il rosa, quindi me lo vado a incollare sulla base. Ho deciso di non mettere lo spessore perché voglio fargli seguire la forma del cestino tondo, quindi non lo mettiamo. Mettiamo invece i nostri coniglietti. Ora schiacciare e prendo della raffia, questa è della raffia naturale rosa. Per ultima cosa vado a mettere delle crystal drop, delle goccettine di nuvo. Sono appunto delle semiperle, cioè un gel che crea delle semiperle, però ci vuole un po' di tempo prima che asciughino, quindi proprio l'ultima cosa che faccio, dopodiché lascio il mio lavoro asciugare per una mezz'oretta, insomma. Questo è il mio progettino, spero che vi sia piaciuto. A me piacciono molto anche gli altri sfondi, ma alla fine ho scelto questo rosino che si abbina bene. Niente, ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie e ciao!